Rifacendoci al linguaggio del Vangelo, potremmo dire che le generazioni umane stanno davanti a Dio con un fondamentale problema: essere sempre scontenti. Per quanto riusciamo a metterci in spolvero nelle grandi circostanze, possiamo riconoscere come, al contrario, nelle piccole quotidiane occasioni della vita riusciamo ad essere scontenti e insofferenti, come quei bambini di cui parla Gesù oggi. Anzi, ci lasciamo influenzare dalle apparenze, dalle emozioni, e non sappiamo stare nella realtà che ci circonda. La conclusione a cui Gesù giunge con il suo insegnamento rivela che dietro questo capriccioso atteggiamento, in realtà, si nasconde un certo sospetto nel modo con cui Dio sappia governare il mondo e la storia. Purtroppo, questo atteggiamento ci impedisce di riconoscere i doni di grazia del Signore, facilita la chiusura del cuore e ci allontana anche dal fratello. Se vogliamo trovare nella realtà motivi per non essere contenti, avremo sempre l'imbarazzo della scelta. Se però crediamo che il Signore e il suo regno siano ormai vicini, ogni giorno avremo tante occasioni per essere scorrevoli come un fiume e fecondi come un albero che dà frutto a suo tempo. La parola che oggi ci regala il Vangelo è fecondi come un albero.